Buongiorno. Sono appena caduti tutti quanti. Buongiorno. Il latte sta già crescendo, guardate quanto è grande. Tra l'altro stanno tagliando gli alberi sotto casa mia. Basta. Mi sono preparata, oggi ci sono tipo 21 gradi. Ho indossato la parrucca tipo me come qualche anno fa, visto che in tanti mi hanno chiesto per i capelli lunghi. E nelle streaming probabilmente mi vedrete con questa finché poi non sistemo i miei capelli. Perché non è che non mi piacciono corti a me, mi piacciono. Semplicemente adesso hanno un colore orrendo perché non posso andarmi a fare la tinta. Quindi appena saranno finiti ve li farò vedere. Intanto i miei pussolotti stanno dormendo o fanno finta di dormire. Mi hai svegliato, incazzatissimo. Chissà perché. Ma che cos'è questa casa? Cioè, improvvisamente siamo in Francia. LOL, è ma è una casa? Sì, è una casa. Sì, eh? Olimpiadi 2020, versione The Last of Us con le piante che stanno morendo. Ma che morendo? Stanno meglio di noi quelle piante. Però vedo che stanno facendo lavori, Sono ammazzati gli zombie. Adesso siamo al Combini a berci una cosa. Io ho preso la Coca-Cola. E tra l'altro c'è la collaborazione con Super Mario. Wow, questi sono gli appartamenti per ricchi comunque. Quelli sono appartamenti. Guarda, cosa che non ci potremmo mai permettere. Dai, non mi dire così. No, cosa stanno facendo la vecchia stazione di Harajuku? Non me la dovete toccare. No. No. Ma come? L'ha buttata giù perché hanno già fatto quella nuova. Ma era una cosa storica. Vabbè, ma la nuova stazione di Harajuku è un pezzo di pezzi glass, dai. Cioè, nel senso, sì, bella, generica. E ovunque, anche la stazione di Shibuya è così. C'è solo un sakura e c'è tutta la gente sul sakura. Non è un sakura, è un coso di plumi. Ecco, è un coso di plumi. Dobbiamo sentire il bongo. Dov'è il bongo? Io l'ho sentito prima. Anch'io l'ho sentito prima. Mana le prese col bongo. Oh. Più di uno magari. Tan tan tan. Ok. È arrivata da Harajuku, yeah! È cambiato un sacco, ci sono un sacco di locali fighi. Una volta era bella, però era un po' sfidata, dai. Però il Daiso è sempre qui. No, c'è il big camera adesso. Non c'era che capelli, c'è questa ragazza. Sono sicura di farmeli neri. Abbiamo comprato la tinta nera. Eh sì, infatti ormai. Ormai li farei fucsia, come Tecna che li aveva fatti. Beh, potresti andare a fare il nuovo telefilm, dato che tecnica è l'unica che manca. Vero? Io sono offesa per questa cosa. Era troppo tecnologica. È perché tecnica è quella della tecnologia, no? Allora no, io e lei non andiamo d'accordo. No, infatti. No, direi proprio. Ci ho messo 5 ore a imparare OBS. Che è OBS? Tu non parli. Comunque c'è molta gente. Tanta gente. Meno male che è lunedì, cioè neanche dire siamo venuti sabato e domenica. E non è festa, pensa quando è festa, ragazzi. Sì. Ieri tutti uscivano, io zitta a casa. Che stavo facendo io? Non mi ricordo. Ah, stavo guardando il live di Hitmic. Beh, ero a casa anch'io. Ieri a casa anche tu. Questo è nuovo, sto coso con le cacche. Con la faccia di PN. Ah sì, le crepe che... Le crepe che ne mangi un morso e già stai morendo. C'è parecchia gente. Sì, più o meno. Ma io da un sacco che non faccio shopping, oh mio Dio. Abbiamo comprato solo cosplay. Sì, esatto. Io davvero ho ancora 25 cosplay da fare. 25? Ogni giorno che me ne parli aumentano. È vero? Prima erano 20. C'è una nuova felpa di nana. È vero, è tipo una... È una c'è anche la borsa. Sì, è tipo una collezione. Cioè, io ne ho 4 di queste felpe. Però quella è nuova, capito? Ma sono diverse o sono tutte uguali? No, sono diverse. E senti a Go Go dove c'è stato. Questo è il negozio dove c'era la brigadiglia. Ah, davvero? Kawaii! Arigato, era quello là, tipo, sì. Quando tipo a Villa Vigna ha detto ok, ora diventerò giappo minchia. Era piaciuta, dai. Cosa pensi di questa nuova Harajuku? Non mi piace in realtà. Non ti piace? Come mai? C'è poca originalità. Cioè, una volta si vedevano più colori, più persone che andavano in giro
più stili comunque nella loro moda che gli piaceva di più. Adesso è un po' mortina, è un po' molto per turisti. Quindi sono più per la Harajuku di 10 anni fa, onestamente. Poi comunque la Harajuku sempre nel cuore. Però ecco, sarei voluta venire qua 10 anni fa. Quindi niente, la cribuccia della fanatica. No, la cosa che ho notato in questi anni è che hanno aperto tanti brand. Cioè che sono comunque brand comuni, non sono tanto da... Tutti i brand indipendenti hanno fallito. Tutti i brand giapponesi creati da Tizia Cario per fare styling hanno tutto fallito. Quindi adesso o sei un brand con una marea di soldi enorme e fai soldi come può essere appunto tipo io, che ne so, i CDM. Comunque qua ci sono un sacco di brand coreani. Quello non è più Harajuku, cioè che tristezza, no, basta, non c'è più. Continuerò a leggermi che era di 10 anni fa. Così potrei immergerti nel mondo della vera Harajuku. Vero? Ma perché secondo me la gente vuole vedere la vera Harajuku, cioè alla fine non interessa. Aspetta, carrellino in arrivo. Il carrellino, ragazzi. Ok. Dai, questa era caratteristico, dai. Vero? È un sacco figo, guarda. Ah, questo è Photo Space, tra l'altro. Che carina. Salve, vorrei spedire... Ti dico, non è una posta qua, Ma com'è una posta? Dei vestiti. No, questa è la mia posta, mica la tua, Vedi, è già territoriale. Guarda, che carino sto pigiama con i coccodrilli. Che belli i coccodrilli. Questo è carino. Cioè, ho avuto solo una volta un pigiama così peloso e poi l'ho distrutto in lavatrice. Mi piacerebbe riaverlo, ma penso che... Per distruggerlo di nuovo in lavatrice. Andiamo a mangiare la pizza. Sì. Ho chiesto una pizza abbondante, mi è arrivata molto abbondante, cioè cos'è? Wow. Bene, iniziamo questo coso. Ok, questo c'è scritto uno, quindi sto sicura che è l'uno. Poi questo sarà il secondo, sì. Poi qua c'è qualcosa che non ho ben capito. Ah, tipo, oh, mi hanno regalato un treatment, che bello. E i guantini. Quella tizia è super felice, a posto. Che capelli ho. Adesso mi sono messa le extension, mi sono fatta nera ed è una figata allucinante. E niente, sembro Kusanagi Motoko uscita da Hollywood, versione brutta. Che paura, ragazza, gli ass extension, perché poi sono attaccate con praticamente una specie di scotch. E non è che si tolgono facilmente, specialmente i primi giorni, no? E cioè, comunque ci voglio tipo un mese, no? Ogni volta fai un balsamo, quindi pian mano si tolgono un pochino, poi le togli tu a mano. Però tipo, madonna, se sbaglio rimango a ciocca incollata qua. Te lo giuro, raga, è Motoko. È il taglio di Motoko questo. Io non è che sono una parrucchiera, il mio massimo è taglio a parrucche. Poi contate che ovviamente questi sono spaghetto, invece io ho i capelli mossi, quindi sono un po' diversi. Ta-da! Con i capelli neri. Allora, ho provato a mettermi le extension dai lati, facevano davvero cacare. Nel senso, erano belle, mi sono fatto uno shampoo, si sono tolto e ho detto: le cose su Amazon, Yuri, non le devi comprare perché fanno caca. Cioè, sono economiche, ma effettivamente poi la qualità è un po' quella che è. E quindi alla fine però ho deciso di lasciarli così corti, perché sono più carini, sono più ordinati. Nulla, in realtà sono vestita così per fare una dance cover, che non so se riuscirò a farla, perché io non ballo dallo scioglimento delle Tiger per Tokyo. Quindi sono tipo, vuoi davvero che io balli dopo tipo 5 anni, 4 anni, quelli che sono? Va bene, ok. Ci provo, ma dubito che sia brava come una volta. Che male al cuore queste parole. Però è vero, perché una volta ballavo tutti i giorni, adesso non ballo praticamente mai. E nulla, vado al lavoro e oggi è una bella giornata. Ieri c'erano 24 gradi, oggi ce ne sono 5. Bene, andiamo.